Alla sala convegni Artigian Casse si è tenuta l'iniziativa Credito Imprese, i confini di una via d'uscita dal credit crunch organizzata da CNA di Roma per far ripartire l'economia del territorio tramite l'accesso al credito per le imprese a rischio recessione. Vediamo il servizio. In un momento di crisi economica, piccole e medie imprese, banche, camera di commercio e rappresentanti politici si confrontano per far ripartire l'economia del territorio tramite un accesso al credito più snello per le imprese a rischio recessione. Via d'uscita dal credit crunch che strozza i piccoli e medi imprenditori sono i confidi. Di questo si è parlato all'iniziativa Credito Imprese organizzata dalla CNA di Roma. Non ci si salva da soli, la crisi è troppo grande, le istituzioni da soli non ce la fanno, le imprese non ce la fanno, le associazioni non ce la fanno. Allora l'unica possibilità che abbiamo è quella di metterci insieme e metterci insieme forse anche per il problema più drammatico che oggi hanno le imprese, che è proprio il tema del finanziamento. Del resto non possiamo neanche chiedere alle banche di fare i miracoli. Allora è importante che le banche, le associazioni di categoria, la Regione, la Camera di Commercio convergano tutti su un problema che è il sostegno alle piccole imprese dal punto di vista dei finanziamenti. Esistono degli strumenti molto efficaci che in questi due anni di crisi hanno dato una grande produttività, che sono proprio i consorzi fidi, vale a dire delle grandi cooperative costituite da imprese dove viene costituito un fondo che viene messo a garanzia dei finanziamenti delle singole imprese. Questo rende più appetibile per quanto riguarda le imprese, per quanto riguarda le banche, anche le imprese che aderiscono a questo strumento, e questo permette di salvare non soltanto le imprese ma anche tanti posti di lavoro e tanti finanziamenti. Per questo è importante sostenere questo tipo di strumenti. Noi siamo un territorio fatto del 90% di piccole e medie imprese sotto i 9 dipendenti, un grande tessuto di artigiani, di giovani che vorrebbero anche trasformarsi in lavoro autonomo, ma chiaramente è una situazione difficilissima. Il credito può essere sempre la carta vincente a costi bassi in un momento in cui l'economia va come va, piuttosto male. Le istituzioni debbono essere rigorose, meglio poco ma sicuro. Noi abbiamo, come provincia di Roma, come amministrazione Zingaretti, abbiamo contribuito a dare credito con un grande bando alle imprese start-up sotto i 18 mesi di nascita. Qui oggi proporremo che noi daremo sostegno, oggi io proporrò, metteremo un altro milione di euro a garanzia per rafforzare proprio questi COPFIDI, cioè in modo che gli imprenditori possano avere delle forti garanzie, perché essere associati oggi è l'unica strada per poter affrontare questa crisi.